Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video che mi avete richiesto particolarmente su Instagram. Ultimamente vi ho postato qualche foto e qualche anche video outfit in cui indossavo gli orecchini di Chanel con le perle, che sono questi qui che adesso vi faccio vedere. Sono questi qua. Dunque, questi orecchini hanno suscitato molto l'attenzione e la curiosità vostra, perché chiaramente molti di, come anche la sottoscritta, molte di voi chiaramente sognano di acquistare magari un paio di orecchini Chanel, e è stato il mio sogno anche fino a 2 anni fa. Li ho acquistati nel 2017 nella boutique di Torino. Allora, partiamo dall'acquisto in sé. Dunque, questi orecchini costavano nel 2017 300 euro. Non sono riuscita a trovare il prezzo attuale. Normalmente tenete conto che Chanel, Dior, questi marchi normalmente rincarano i prezzi ogni anno, quindi secondo me è aumentato il prezzo di questi orecchini. Il discorso è che non li ho trovati sul sito, quindi non sono riuscita a guardare e cercare il prezzo attuale. Comunque all'epoca, 2 anni fa, costavano 300 euro. Dunque, purtroppo non ho la scatola, li ho tenuti dentro un sacchettino, perché la scatola, quando sono venuta qua in Arabia, chiaramente ho dovuto far stare tutto dentro delle valigie. Avevo 2 valigie da 23 kg e qua devo stare 3 anni, quindi ho dovuto cercare di pressare tutta la mia roba dentro la valigia. Per cui non ho portato la scatola di Chanel. La scatola di Chanel la potete trovare, ve la lascio magari qua da qualche parte o nell'info box, nel video che avevo fatto unboxing su questi stessi orecchini. Adesso, dopo 2 anni, posso darvi la mia sincera opinione riguardo a questi orecchini. Allora, vi arrivano, quando li acquistate, vi mettono il solito sacchettino con la camelia, dentro una scatola con del tessuto tipo, sembra vellutino quasi, che copre appunto l'orecchino. L'orecchino è incastrato in questo materiale, adesso non mi viene in mente il nome, comunque quel materiale soffice, un po' spugnoso, del quale vengono infilati normalmente gli orecchini e i bijou, quindi in generale. Diciamo che quella è la parte carina anche dell'acquisto, diciamo. Poi l'utilizzo, allora, sono passati 2 anni da quando li ho acquistati, li ho utilizzati non tantissimo, devo essere sincera, perché avevo letto un sacco di recensioni prima di acquistarle e molte persone avevano avuto il problema della perdita dei brillantini e delle perle. Quindi onestamente ero un po' lì che dice: ma non so cosa fare, perché tutti mi dicono che perdono le pietroline, eccetera eccetera. Quindi alla fine li ho utilizzati poco, rispetto ad altre bigiotterie che ho, li ho utilizzati veramente poco. Ho cominciato ad utilizzarli un po' più, diciamo, nell'ultimo periodo, semplicemente perché mi servivano un paio di orecchini mini, quindi piccoli, non pendenti e un po' luminosi, e questi effettivamente lo sono. Li ho sempre riposti nella loro scatola. Io sono estremamente attenta, veramente fissatissima con le cose che ho, che acquisto e che costano care. Le tratto veramente in un modo pazzesco. Cioè, per esempio, io sono una di quelle donne che odia profondamente il fatto di appoggiare la borsa per terra. Io appoggio la borsa solo e soltanto dove mi siederei. Io per terra non mi siedo, quindi siccome non mi siedo per terra, non appoggio la mia borsa per terra. È proprio una cosa che non concepisco, faccio veramente difficoltà a concepire, soprattutto anche chi lo fa. Poi chiaramente, se magari uno ha una borsa che, diciamo che, non so, una borsa della palestra, per dire, chiaro che l'appoggio per terra. Però la borsa di Stella McCartney o la borsa di Vuitton non le appoggio per terra, perché sennò si rovinano o si sporcano, che già scapitano delle cose a prescindere, perché sulla Stella McCartney c'è stato il bambino che mi ha rovesciato la Coca-Cola, per esempio sulla Louis Vuitton il mio gatto ha cercato di azzannarla. Insomma, di cose le capitano già di loro, quindi cerco di limitare e tenere le cose in modo quasi maniacale, così, sono quasi maniaca su queste cose. Quindi ho sempre utilizzato questi orecchini, siccome so che sono bigiotteria, mi sono sempre adattata a questa consapevolezza. Quindi, per esempio, se dovevo fare attività sportiva, farmi una doccia, rimuovevo gli orecchini. Su quello sono abbastanza fissata. Infatti io ho diversi piercing e questi orecchini qua, quelli che ci sono dietro, li lascio sempre, quindi quelli sono di materiali che so che non si rovinano. I primi, siccome utilizzo spesso anche bigiotteria, sto molto attenta, quindi li tolgo sempre. I primi sono quelli che tolgo, appena arrivo a casa tolgo gli orecchini. Stesso discorso per esempio quando facevo non solo la doccia ma anche attività sportiva, quindi non ho mai tenuto su questi orecchini quando facevo attività sportiva e magari sudavo, perché appunto avevo paura che il sudore andasse a rovinare l'orecchino.
Quindi sono stata molto 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 attenta nell'utilizzo, e dopo l'utilizzo le riponevo sempre nella loro scatola. Ho cercato di spiegare questa cosa anche a mia sorella, quindi anche mia sorella cercava di fare questa cosa, lei è un po' meno attenta. Il problema è che è successo che dopo 6 mesi, più o meno, a lei si è staccata una pietrina. Quindi mi ricordo, perché sono dovuta andare io personalmente nella boutique di Chanel di Torino a riportare gli orecchini e a farli aggiustare. Erano ancora in garanzia, perché c'è una garanzia, adesso non mi ricordo, forse di un anno o una cosa del genere, per cui puoi ancora riportarli indietro e farli aggiustare. Adesso non so se mia sorella abbia perso di nuovo delle pietrine o qualcosa del genere, so solo che lei ha anche un paio di orecchini di Chanel tarocchi che sembrano di maggiore qualità rispetto agli Chanel originali. Posso dirlo, è una cosa brutta dirsi, ma è così, ve lo giuro. Praticamente, infatti adesso questo discorso mi porta alla seconda parte del video, che è cosa ne penso, ok? Quindi, questi orecchini non sono di buona qualità. Questo ve lo dico, non valgono assolutamente 300 euro. Io ho fatto bigiotteria per tanti anni, ho iniziato a fare bigiotteria quando avevo 8 anni e l'ho fatta diventare pian piano un mini lavoretto, una cosa extra per poter arrotondare, per permettermi, diciamo, lo shopping. Anche quello che vedevate sul canale spesso era shopping derivante da questa attività extra che facevo, quindi vendita di bigiotterie eccetera eccetera, che facevo quindi come attività mini, quindi in realtà non è che mi portasse grandi guadagni, però questo mi ha permesso pian piano di capire un po' i materiali delle bigiotterie, come sono fatti, quali sono i materiali migliori, eccetera eccetera. Ripeto, non sono un'esperta, però diciamo che un po' di esperienza ce l'ho avuta. Quindi questi orecchini mi lasciano un po' perplessa, nel senso che dopo 2 anni di utilizzo, poco, li ho utilizzati veramente poco, devo essere sincera, il mio voto è no. Li ricomprerei? No. Non, diciamo che il mio voto è basso, direi un 5,5, non di più. E la risposta alla domanda li ricompreresti è no, assolutamente no, perché costano cari. Per me il materiale è di pessima qualità, sono leggerissimi, sono proprio, secondo me, tipo plastica ricoperta di metallo probabilmente. E soprattutto il colore, adesso vi faccio vedere. Io sono stata estremamente attenta, non ho neanche tolto, non so se vedete, questa parte dietro, la plastichina. Io ce l'ho ancora perché ho voluto tenere questi orecchini il più possibile come me li hanno dati in gioielleria, scusate, in boutique. Il discorso è che, non so se si noterà, però il colore non è più come quello che c'era una volta. In più, adesso vi faccio vedere anche questo. La stanghettina, quella che infilate nell'orecchino, si è storta, e io ve l'ho detto, sono sempre stata estremamente attenta. Come vedete, non è più dritta ma è storta, quindi mi fa capire che il materiale proprio non era un granché. In più, questa parte dietro, la chiusura, vi giuro, questa parte qui dietro mi ricorda quello che compravo io spesso all'inizio, soprattutto quando stavo un po' meno attenta ai materiali che utilizzavo per le mie creazioni, che compravo a 10 centesimi, forse anche a 5 centesimi, dal mio fornitore. Per cui, non lo so, potevano, diciamo, dare almeno, visto che li paghi 300 euro, potevano dare un minimo in più d'attenzione a questa roba con la plasticaccia dietro. Ora, sincera, io l'ho sempre trovati molto brutti, questa cosa con la... Mi è caduto! Allora, aspettate che torno! Questa cosa con la plastica dietro io non l'ho mai apprezzata tanto, non mi è mai piaciuta tanto. Capisco che per certi orecchini, magari per quelli pesanti eccetera, magari può anche avere senso. Per questo qua non lo so, non ha un granché senso. Poi vi faccio vedere, non soltanto questo si è storto, adesso vi faccio vedere anche l'altro, perché anche l'altro non è più tanto dritto. Quindi anche questo qui, come vedete, non è più tanto dritto. Le scritte dietro sono praticamente cancellate, non so se si vedrà mai. No, forse non si vedrà mai, però vabbè, comunque le scritte dietro sono praticamente andate via. E quindi mi spiace dirlo per tutti coloro che speravano magari io dessi una recensione positiva eccetera eccetera. Il mio voto è no, nel senso che sono troppo cari per quello che sono, veramente questa cosa qua. No, il materiale è pessimo. Io ho sentito tantissime persone che hanno avuto il problema di mia sorella, cioè che hanno perso i berlantini dagli orecchini. Io sono stata fortunata, non mi è capitato, ma proprio perché probabilmente sono abbastanza attenta
a come li utilizzo, a dove li metto, a rimetterli sempre nella scatola, eccetera eccetera. Quindi pure se, cioè, diciamo che sono stata fortunata perché non ho avuto perdite di birlantini, però appunto ho avuto la stanghetta storta, il colore comunque non è più esattamente come quello di una volta, e poi toccandoli proprio con mano uno si rende conto che in realtà è bigiotteria di bassa qualità. E dicevo appunto prima che non è che con questo video voglio dire ah, compratevi tarocchi, però effettivamente quello che mia sorella ha è di maggiore qualità rispetto a questo di comprato in boutique personalmente, ed è brutta come cosa perché chiaramente uno si aspetta maggiore qualità da un prodotto che arriva dalla boutique, invece questo qua, che probabilmente era stato fatto probabilmente dal vicino di casa di quelli che producono questo, era di maggiore qualità. Mi spiace, spero di non aver deluso gente, però almeno vi ho dato la mia onesta opinione, perché sapete che io cerco sempre di darvi la mia opinione onesta al 100%, infatti sapete che ho stoppato le collaborazioni perché non mi andava di mostrarvi delle cose che non mi piacevano e che soprattutto mi sentivo obbligata a farvi vedere e a parlare in modo positivo perché mi erano state regalate o perché magari l'azienda mi aveva detto ah, devi dire questo, devi dire quell'altro. Quindi io onestamente preferisco bocciarvi il prodotto e parlarvene in modo onesto e aver pagato l'oggetto con i miei soldi. E niente, spero che voi apprezziate questo mio sforzo di essere il più sincero possibile con voi. E niente, fatemi sapere se anche a voi è successa una cosa simile con gli orecchini di Chanel, o se non li avete cosa ne pensate. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.